benvenuto in un nuovissimo video, io sono Chiara e oggi poco prima di cominciare a filmare mi si è rotta la fotocamera, quindi spero che vi vada bene anche se sto filmando con l'iPhone in questo mondo di YouTube in cui tutti devono avere le cose perfette, le fotocamere super alte e così qua. Capito dal titolo, questo è un video in cui sfrutto l'immagine dei cuccioli carini e coccolosi per attirarvi su di me e chiedervi di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina se vi piace questo video, commentare, mettere mi piace, venirmi sotto casa. No. In questo video voglio parlarvi di com'è avere un cucciolo da quasi 2 settimane per una persona che non ha mai avuto animali domestici e che anzi non è particolarmente portata per gli animali, per il contatto con gli animali, nel senso che sapete come ci sono persone che sono proprio San Francesco, ecco, quella è mia sorella, io sono più un personaggio secondario, sono lì sullo sfondo, gli animali mi piacciono, però insomma... Mi piacciono i miei di animali, quelli degli altri, ad eccezione dei cavalli, e però un cavallo in casa non si poteva prendere come animale domestico, quindi mi è toccato un cane. Fai vedere tu. Ciao! Saluta! Uff! Uff! Ciao amici, iscrivetevi al canale di Chiara! Questa frugoletta è arrivata a casa mia domenica 11 novembre. Come potete vedere, per noi solo cani di razza, no scherzo. In realtà è stata, diciamo, un'occasione, ci è arrivata questa occasione, è stata molto casuale in realtà, di avere una cuccioletta di Jack Russell che avevano appunto fatto una cucciolata alcune persone che conoscevamo e io e mia madre lì per lì abbiamo fatto... Certo, voglio seriamente. Perché mia sorella, come dicevo, ha un amore sconfinato per gli animali, cioè neanche posso spiegarvi quanto lei ami gli animali, mentre io e mia madre appunto siamo molto della filosofia che spiegavo prima, quindi insomma non c'è mai passato per l'anticamera del cervello di prendere un animale. In questo video voglio raccontarvi come avere un cucciolo. Cucciolo, guarda quanto è piccolo, entra anche nel frame. Anch'io. Che no, giù dalla borsa. Qua si fa la pipì. Oh, non mi fa scherzi, eh. L'altro giorno, 2 giorni fa, ero in ritardissimo per la lezione, ho preso tutte le mie cose, mi ero vestita malissimo, cioè praticamente sono uscita in pigiama, non mi sono neanche truccata, già tanto se mi sono lavata. Ero pronta per andare a lezione, prendo lo zaino con dentro le cose che mi servono per andare all'università e cosa ci trovo dentro lo zaino? 3 litri di pipì di cane. Ero già molto in ritardo, mi è presa una crisi di nervi allucinante, stavo lì sul pavimento che le facevo: perché mi hai fatto questo, Paris? Perché? Oh sì, non vi ho neanche detto come si chiama Paris! Perché fondamentalmente vengo da famiglia dei pazzi. No, Paris come, ovviamente come Paris Hilton, perché mia sorella, siccome questo tecnicamente è il suo cane, mia sorella da quando è piccola è sempre stata chiamata Paris da tutti quanti perché si veste, a differenza mia, molto bene, sempre tutto molto abbinato, glitter, rosa, argento, vabbè, tutte cose. Ho pensato che se dovevamo farle un cane si doveva chiamare Paris perché sarebbe dovuto essere il suo alter ego. Questa è la storia del nome, spero che non me lo chiedano più, perché ogni volta che mi chiedono come si chiama e io faccio Paris, la gente fa... Ah, e perché? Devo dire che avere un cucciolo non è niente, non ha niente a che vedere con quello che mi aspettavo. Mi aspettavo che fosse molto più... Ora voglio fare le corna, però molto più difficile da gestire, cioè sì, è vero che uno lo deve sempre guardare e non si deve mangiare certe cose. L'altro giorno esci dalla cucina con un pezzo di vetro così e ho fatto ma... Uno deve stare sempre attento, poi ti piscia negli zaini e queste cose così, però pensavo che fosse molto più difficile farla abituare a stare con noi come una famiglia, invece cioè no, questa si è proprio già ambientata, cioè proprio non lo so, ogni volta torno dall'università e lei appena mi vede che mi siedo su questa sedia pronta per studiare mi fa... La prendo, mi si mette così, oppure così, le faccio tutte carezzine perché dovete sapere che io sono una grande massaggiatrice, a quanto pare anche i cani apprezzano, e lei si addormenta, io studio e lei dorme. Cosa che non c'entra niente, ma secondo voi come starei con i capelli così? Mi potete rispondere qui sotto perché li devo tagliare, ma no, non proprio così.
Secondo voi come starei con i capelli così? Sicuramente questa cosa che si è ambientata mi ha fatto molto 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 piacere e devo dire che è anche abbastanza buona, nel senso che se gli dici di non fare una cosa, effettivamente l'abbiamo presa che aveva 2 mesi, quindi in 2 mesi i padroni avranno fatto qualcosa, non è che l'hanno lasciata lì libera di ammazzarsi, cioè. Però è anche piuttosto appunto buona, molto intelligente, anche se ancora non ha capito che si chiama Paris. Paris! Paris! Cioè io pensavo che fosse come con i bambini che non hanno controlli proprio, controllo proprio dei loro sfinteri e di conseguenza cagano e che signorina, fanno la cacca e fanno la pipì ovunque, anche addosso a te, anche mentre li tieni, anche mentre stanno, che ne so, sul divano oppure così. In realtà sul divano l'ha fatto una volta, però a parte questo, in realtà è più che lei non sa dove farlo, oppure si fissa che alcuni posti sono il tappetino, perché ho capito subito cos'era il tappetino, però pensa che alcuni posti lo siano, ad esempio le mie tende. Perché ce l'ha con la camera mia? Qualcuno me lo sa spiegare? Però ci sono anche dei lati positivi. A parte che è un antistress, cioè stare lì a coccolarla anche la sera, così. Se non sai che fare, stai col cane. Cioè, è bellissimo, è un'antinoia, un antistress. E poi ti dà amore gratuito, cioè è così bello vedere la codina che fa così. Cioè, quando fa così significa che tu sei una brava persona. E lei pensa che tu sia una brava persona e allora va tutto bene nella vita. Quindi ora un po' sto capendo perché le persone che amano i cani, amano i cani. Cioè, io prima ero una di quelle che... persone che mettevano foto del cane su Instagram così tutto il santo giorno, video, parlavano solo del cane, cioè non mi sono mai molto sentita vicina a loro, capito? I can't relate. Da ora io sono diventata proprio quella dog mom, cioè è tremendo, mi sono trasformata in quello che temevo, cioè una persona che probabilmente quando il veterinario mi dirà che va bene vestirà il suo cane. Le ho fatto anche un profilo Instagram. Ora vi capisco e vi chiedo scusa per avervi sempre presi in giro, persone che amate i vostri animali domestici. È un membro della famiglia che non parla, che ci serviva in questa famiglia tantissimo, come il pane proprio. Quindi sono così contenta che non ha l'uso della parola, perché sennò sai pure lei ci si metteva, madonna. E non vedo l'ora di non sapere dove lasciarla quando vado in vacanza. Sì sì, no, è una vita bellissima. No, scherzo, però c'è la mancanza. Io mi ricordo il primo giorno che è venuta a casa, appunto era una domenica, il giorno dopo sono dovuta andare all'università e sono stata tutto il tempo con il magone che l'avrei, perché poi tornavo tardi, che l'avrei rivista solo la sera. E mi è mancata, cioè a me è mancato un animale. Com'è possibile? Io sono sempre stata quelle persone che tipo vengono a casa vostra, no? E voi gli fate accarezza il cane, e se il cane è brutto o puzza o è... io non lo accarezzo, no, perché non mi va. Poi ci sono anche persone con cani eccezionalmente carini, oppure persone a cui voglio bene e quindi devo voler bene anche i loro cani, però in generale c'è un solo di quelle che per strada vede i cani e fa oh mio Dio, posso accarezzarlo? Ah, un'altra cosa vorrei sottolineare, perché i negozi di animali fanno dei giochi per cani che sembrano dei giochi per cani, cioè perché non fate dei giochi a forma di cose di tutti i giorni, così la smettono di mordicchiare le cose di tutti i giorni che mi servono, tipo giochi a forma di scarpe, giochi a forma di ciabatte, giochi a forma di calzini. Cioè, ma chi lo sapeva che i cani erano fissati con i calzini? Perché tanto i giochi che fate voi non se li filano, gli fanno schifo, cioè tu glieli dai un attimo e loro fanno e vanno a mangiarvi la vita. O la sedia, che è quello che sta facendo in questo momento. Fatemi sapere se avete consigli, non lo so, domande da farmi, domande per non so che cosa rispondervi, però consigli da darmi, oppure se avete storie da raccontarmi sui vostri cuccioli, fatemi sapere se avete anche voi dei profili Instagram dei vostri cuccioli, spero di sì, così non sono l'unica pazza e Paris e io vi seguiremo. Quindi scrivete tutto questo qui sotto, se vi è piaciuto questo video, ovviamente ironico, cioè non mi segnalate agli animalisti anonimi per favore, agli animalisti anonimi. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi. Noi ci vediamo la prossima volta, vi mando un bacio, ciao! No, non è vero, devo salutare anche... Paris, vieni qua, amore. Vieni. Oh sì, vieni da me. Vogliamo salutare? Oh, chi ti ha detto che mi puoi dare i baci? Chi ti ha detto che mi puoi dare i bacini? Oddio, io ti amo. Saluta. All'inizio pensava di poter mordermi i capelli e poi le ho fatto capire chi è che comanda. Qui comanda Pantenna, non è vero?
non mi hanno pagato per dirlo. Ciao, saluta. Oh, brava, guarda come sta in posa. Ma quanto sei social. Ma sei bravissima, ma sei proprio il cane mio. Ti diamo a Chiara Ferragni poi, quando non ti vogliamo più.